Professori e studenti sono studiosi accomunati dalla scelta di passare del tempo insieme con l'intento di partecipare con ruoli diversi a una conversazione o per pensare insieme. La definizione è di Juan Carlos De Martín, professore associato di ingegneria informatica al Politecnico di Torino, titolare del corso Rivoluzione Digitale. De Martín è stato il protagonista dell'ultimo incontro del cartellone di Giovedì Scienza nell'auditorium della città metropolitana, dedicato agli insegnanti, per riflettere sulle sfide che il futuro lancia al mondo dell'istruzione. Gli studi dicono che non c'è un modo migliore per insegnare a nessun livello. Gli studi dicono che ci sono modi diversi e che tipicamente i migliori insegnanti sanno miscelare modi diversi a seconda degli studenti che hanno davanti e dell'argomento che devono affrontare. Ma il consiglio è di ricordarsi qual è l'obiettivo fondamentale dell'istruzione, quindi tornare a parlare di un'idea di scuola, di università e provare quindi a capire se l'ambiente attuale, l'istruzione scuola e università così come adesso ci aiuta a raggiungere quegli obiettivi o se invece abbiamo fatto passi indietro. Tablet e quant'altro saranno sempre più presenti nelle nostre aule di lezione? Ma da un certo punto di vista è già successo, è già così. Dall'altro la riflessione su quando è utile averli e quando no sta diventando più profonda ed è sicuramente vero che in alcuni casi è meglio non averli. Sta diventando sempre più difficile tenere l'attenzione degli allievi, anche a 15, 16, 17 anni. Certamente è un problema che riguarda tutta la scuola, soprattutto gli adolescenti, ovvio, ma è anche dovuto al fatto che bisogna cambiare un po' il metodo di insegnamento. Lezione frontale non è solo una questione di moda, è proprio una questione che deve essere ripensata. E grazie appunto a interventi di questo tipo, come le giornate di oggi, possono aiutare gli insegnanti proprio a cambiare, a lavorare sulla propria didattica e a sperimentare anche metodi nuovi per far sì che i giovani, i ragazzi ascoltino o siano più partecipi alle lezioni.